gigante. Ma buttati nel prato. Signori, forse ci siamo. Quando ho sentito parlare per la prima volta di Dynamic Island relativamente a questo iPhone 14, beh, non ho potuto non pensare all'isola più dinamica al mondo. E quindi, signori, benvenuti in Islanda, con un meraviglioso iPhone 14 da testare e soprattutto con questo spettacolare paesaggio con questa luce pazzesca. Per me è la prima volta in Islanda, ma sono 3 anni che non torno nel circolo polare artico. L'ultima volta, in cerca dell'aurora con iPhone 11, beh, è finita così. Piccolo problema, ci siamo addormentati. Quest'anno però ci riproviamo e con me ho 3 compagni di eccellenza. Un fuoristrada vero con quasi 400 cavalli, uno dei migliori piloti di droni e poi Ricky. Iceland! Questa terra non poteva davvero darci benvenuto migliore. Questo tramonto direi che è un'occasione perfetta per testare la modalità RAW a 48 megapixel di questo iPhone 14 Pro Max. Abbiamo anche un Riccardo Zanetti come modello. Questa luce comunque, cioè, potresti scattare con una compattina degli anni 80, cioè non c'è veramente bisogno, cioè non so se mi spiego. Sono entusiasta, ragazzi, scusatemi. Ora però direi di rimetterci in marcia. Abbiamo un'aurora da portarci a casa. Vai, vai, scendi, scendi. Io prendo un cappello di paglia. Forse ci siamo. Già la prima notte, aurora sopra di noi. Io non vedo niente là dentro, però adesso scendiamo. Falso allarme e la luna tra le nuvole. Palle. Che cantastorie che sono. Ma si sa, la pazienza è la virtù dei forti. Eccola! Si vede a occhio nudo! Gigantesca, gigantesca! Ma una roba da matti! Non riuscirete mai a vederla con come la stiamo vedendo dal vivo. Mamma mia, ma guardala! Beh, ragazzi, non pensate. Ah, si vede anche nel video. Guarda, tutto attorno. Si vede nel video, ragazzi. Vuol dire che si vede anche a occhio nudo se si vede nel video, perché non stiamo facendo lunghe esposizioni. Pazzi. Ok, signori, il concetto è stato quello di trovare un punto in cui l'aurora viene valorizzata anche dal soggetto principale del video. Infatti abbiamo trovato una chiesa con il tetto rosso. Con il tetto rosso. Concettualmente è questa l'idea. Facciamo uno Starlapse con l'aurora, ovviamente, sfruttando però Apple Watch. Vi spiego come. 30 secondi di esposizione. Modalità RAW, ovviamente, 48 megapixel in totale. Step successivo, ritorno in macchina, Apple Watch, controllo via Bluetooth, così posso stare al caldo e impartire le singoli scatti ogni 30 secondi per quasi un'ora di seguito, in modo da avere 5-6 secondi di Starlapse pazzesco con l'aurora che vola. Finito il timelapse, siamo devastati, è 1:30 di notte qui in Islanda, ma sono più che le 3 in Italia, c'è il fuso. Si nota bene, perché quest'ora e mezza di tempo io ho premuto il fottuto tasto ogni 30 secondi, perché sennò non avrebbe fatto in automatico. Ci spacco la testa. Ok, signori, questo è il risultato. Sembra, sono tantissime foto, ho fatto un sacco di scatti tutti in RAW. Tra l'altro, poverino, è rimasto fuori tutto questo tempo, ma credo sia venuta veramente bene. No, sono un professionista. Serve davvero un commento a tutto questo? Tirate voi le conclusioni a questo Starlapse fatto solamente con iPhone. A me sembra incredibile tirare fuori una cosa del genere da un telefono. Sapete però che potete tirare fuori fino a 200 euro dal vostro smartphone? Se aprite un conto corrente Buddybank con il codice 825 entro il 31 del 10 e fate una transazione da almeno 5 euro con la vostra carta di debito Buddybank, tranquilli anche utilizzando Apple Pay o Google Pay, potete ricevere 25 euro di bonus sul conto. Potrete poi invitare i vostri amici condividendo il vostro codice e ottenere fino a 200 euro. Per condizioni e limiti di partecipazione, beh, vi lascio il solito link qui sotto in descrizione. Benvenuti nella nostra casina. Ma visto che sono le 4 del mattino, 4 e mezza, per noi ve la mostro domani. Buongiorno, signori! Possiamo utilizzare la ricarica tramite MagSafe e Dual Charger Duo. Lui è carico al 100%. Always on display che ci dice l'ora. 4 gradi che ci aspettano all'esterno. Questo era l'angolino di quiete che ci siamo ricavati, che forse ieri notte non siete riusciti a percepire. Sono Ricky, uno sveglissimo Alessandro Morolla. Buongiorno! Facendo volare il drone. Bene, ora direi che è tempo di rimettersi in marcia, perché abbiamo una spedizione da più di 1000 chilometri in programma. Così, tra cascate e qualche foto, di colpo spunta un paesaggio squisitamente hopperiano. Perché non testare così le 4 focali di questo iPhone 14? Quanto è incredibilmente islandese questa barchetta abbandonata in una spiaggia vulcanica.
4 perché c'è anche una nuova visualizzazione 2x. La chiamo visualizzazione perché è definitivamente un crop del sensore da 48 megapixel, non una vera focale. Sfruttiamo il nostro Wrangler per farvi vedere anche la nuova funzionalità di CarPlay installata in realtà su iOS 16, non solamente su 14 Pro Max. Il fatto che possiamo cambiare i wallpaper, finalmente possiamo impostare quello che preferiamo. Brutto parlarne in questa specifica situazione di viaggio, ma una delle feature principali su cui ha spinto moltissimo Apple quest'anno è proprio la capacità di rilevare gli incidenti da parte di questo iPhone 14. È molto complesso il sistema e anche molto intelligente, infatti sfrutta il barometro per capire se c'è una variazione di pressione all'interno dell'abitacolo nel caso fosse scoppiato un airbag, sfrutta appunto questo accelerometro ad altissimi G che riesce a percepire queste decelerazioni improvvise e in ultimo luogo i microfoni che sentono eventualmente un suono di un urto o qualcosa di molto forte. Funziona un po' come un'assicurazione. Non è che se la faccio la voglio usare. Quale situazione migliore di questa allora per parlare di emergenza e chiamate di emergenza? Questo è un dispositivo satellitare, si chiama Garmin InReach Mini, che tecnicamente andrebbe sempre attaccato allo zaino in una posizione facile a prendersi. Vedete che cos'ha? Una gigantesca antenna che permette di prendere il segnale dei satelliti e mandare un segnale di emergenza dove i telefoni effettivamente non funzionano. Sportellino tattico, apertura, pressione 10 secondi e lui cerca il satellite più vicino, si connette e chiama un centro di emergenza Garmin in questo caso per mandarvi poi eventuali soccorsi. Prodotto che costa più di 350 euro da solo. La genialità di inserire un sistema di comunicazione satellitare all'interno di questo iPhone 14 credo che non abbia ancora paragoni. Come potete immaginare non è così semplice raggiungere i satelliti, anche perché non ne passano 600 sopra la nostra testa in continuazione in qualsiasi parte del mondo. Apple in questo senso è stata geniale, ha creato un sistema ancora una volta progettato tramite interfaccia grafica, quindi user experience al massimo livello, che ci permette di capire dove sopra di noi sono presenti questi satelliti, orientare correttamente le piccole antenne, avete visto che differenza rispetto all'antenna del Garmin, e riuscire comunque a mandare un messaggio di emergenza. Non sto dicendo che un iPhone 14 possa sostituire il Garmin che ho qui nello zaino, però è quella sicurezza in più che può fare la differenza. Come spesso si dice in questi contesti di esplorazione, two is one, one is known. Pensate che tutta quest'area che stiamo attraversando in realtà fino a pochi anni fa era tutto ghiacciaio e ora la desolazione. Direi che con questa leggera pioggerellina che si posa sulla mia giacca in Gore-Tex possiamo fare un test della modalità macro. È a tutti gli effetti un'altra nuova focale. Davvero niente male. Che spettacolo, signori, c'è tutta l'acqua del ghiacciaio che si sta sciogliendo al di sotto. Guardate che roba fuori di testa, si entra da qua. Non so cosa vedrete, ma questo è effettivamente l'interno del ghiacciaio. Siamo sotto tonnellate di ghiaccio. Questo è in assoluto il punto più profondo e più affascinante di questa grotta di ghiaccio. La luce filtra attraverso il ghiaccio che c'è sopra la nostra testa e ci permette di godere di un paesaggio veramente mistico, soprattutto con il silenzio. In queste situazioni abbastanza concitate, la modalità notturna di iPhone fa la differenza. In pochi secondi scatti e ti porti a casa sicuramente un ottimo risultato. Allora, signori, questo è il DNG unedited in questo momento della foto che mi è scattato Ale, 5 secondi di esposizione, sì, a mano libera con il sensore da 48 megapixel RAW, e adesso l'ho editato velocemente in Lightroom. Occhio. Sì, vabbè, cos'è? Pazzesco. Posso darti anche le mie? Sì. Tutte. Che dettagli, cioè, ma poi guarda che ombre. Guarda. Che bello che è qua fuori, cioè. Che arancione, che bianco. Che bello è che in Islanda puoi andare ovunque, ti dà un senso di libertà assoluto. È vero, assoluto. Caspita. Se mai dovessero piacervi questi wallpaper, lo trovate nel pacchetto Islanda di Ottagono.shop. Ora riprendiamo il viaggio, con sempre tutte e quattro le ruote ben immerse nel fango e nella ghiaia, ma riprendendo ogni cosa con il mio iPhone. Fatemi spendere due parole su questa incredibile Jeep Wrangler Rubicon, un rimando alla Jeep Willy stampato direttamente nella gomma, che tra l'altro torna anche sul cambio. È ibrida, marce ridotte, blocco dei differenziali, sblocco manuale della barra antirollio frontale. Questa è la porta di ricarica elettrica, maniglie gigantesche perfette per tenersi nelle situazioni più estreme, un computer di bordo dedicato all'off-road, abbiamo anche una presa 220 fondamentale per caricare i droni di Alessandro. Interessante anche la capacità di guado. Modalità ritratto 48 megapixel con la nuova lente in RAW dovrebbe essere qualcosa di pazzesco. Abbiamo per l'occasione un modello di eccellenza,
Riccardo Zanetti. Come sempre abbiamo la possibilità di scegliere tra lente 1x, 2x, che in realtà è un fattore di crop sul 48 megapixel originale, e poi il 3x. 3x è pazzesca secondo me. Faccio il ritratto con la 3x, Ricky. Madonna, guarda che roba. Ma è bellissima così, eh. Rimani così. Visto che abbiamo a disposizione questa Wrangler e queste pozze di acqua, perché non provare la modalità 240 fps? Anche lei magari girata in ProRes. Ok, ci mettiamo di fronte e proviamo a capire di non lavarci, ma di fare comunque un buon lavoro. Modalità 240 fps, HD, slow-mo. Tuttavia la vera novità è la modalità azione. Una sorta di ultra stabilizzazione per situazioni Pronto? Estreme. Pronto? Io sono prontissimo! Andiamo! Com'era? Ecco come lui ha registrato questa clip che state vedendo. Sfrutterei questa breve sosta in una spiaggia oceanica per parlarvi della Dynamic Island, il motivo anche per cui mi sono recato qui in Islanda. Dynamic come un'isola caratterizzata da un ritmo pazzesco, ma anche da un'idea veramente molto affascinante che Apple ha messo in campo con questo nuovo iPhone 14. Si nota da fastidio, è qualcosa che potevano evitare di fare? Beh, sicuramente c'è stato un cambio di direzione da parte di Apple. Mentre il notch era qualcosa che anche Apple stessa tendeva a nascondere nelle presentazioni, nelle foto dei prodotti, in questo caso si vuole instaurare un dialogo con questo oggetto, qualcosa che deve essere mostrato, qualcosa che deve essere usato. Trovo interessante soprattutto l'avvento di sviluppatori di terze parti che potranno interagire con questa nuova area, diciamo, dinamica che Apple ha introdotto all'interno di iPhone 14, ma se guardate contro luce si tende a vedere che lo schermo annerito per cercare di riprodurre appunto questa forma di isola non funziona tantissimo, nel senso che si tende a vedere tutto il comparto fotocamere ben visibile. Comprerei iPhone per avere la Dynamic Island? No, lo comprerei per il suo comparto fotocamere. Ora ci inoltriamo nella lunga passeggiata che porta alla spiaggia nera. Spalle completamente abbandonato su questa spiaggia offre delle possibilità fotografiche veramente affascinanti. Il contrasto che c'è tra questa carlinga in alluminio, il fondo lavico e la nebbia, beh ragazzi, questo giallo svetta. E qui invece sono veramente fiero di aver scelto lui come compagno per questo viaggio in Islanda. È stato veramente epico. Supportatelo con un bel mi piace e un commento. Noi ci rivediamo sabato prossimo con il solito prossimo video.